pomeriggio. Grazie a tutti per essere qui, grazie, ringrazio le autorità presenti, i rappresentanti delle associazioni Giuliano Dalmate. Un caro saluto alle studentesse e agli studenti che sono qui con i loro insegnanti. È un onore per me essere oggi qui con voi e celebrare insieme il 13° anniversario dall'istituzione del Giorno del Ricordo. Insieme per commemorare le vittime delle foibe, delle persecuzioni e dell'esodo Giuliano Dalmata. Roma ha dedicato un'intera settimana di iniziative ad una delle pagine più buie della nostra storia. Quella di oggi è una delle tappe di un percorso di memoria condivisa che abbiamo voluto costruire per ribadire il nostro no ad ogni violenza e ad ogni atto lesivo della dignità umana. Abbiamo per questo voluto celebrare il Giorno del Ricordo con tante iniziative che hanno coinvolto tutto il territorio romano e i cittadini con momenti di riflessione e di discussione nelle biblioteche capitoline e nei municipi della nostra città. Non solo un singolo evento, ma tante iniziative. Libri, fotografie, film e tutto il materiale necessario per poter conoscere e approfondire un terribile periodo che ricorda quello delle vittime, delle foibe, delle persecuzioni, dell'esodo delle terre di Istria, di Fiume e della Dalmazia, che tutti noi dobbiamo ricordare. Un esempio è la bellissima mostra fotografica Magazzino 18 di Jan Bernasch, con le immagini degli oggetti d'uso quotidiano, degli esuli, fatti depositare al Porto Vecchio di Trieste subito prima della partenza coatta. Lì dietro ne avete un esempio. Avete modo di vedere alcune delle foto più belle, che saranno poi consegnate alle scuole, ad alcune delle scuole di Roma. Lo abbiamo fatto questo per rendere omaggio agli esuli e per conservare e rinnovare il ricordo di queste persone. Oggi infatti siamo qui per loro, siamo qui per questo. Siamo qui per rendere omaggio alle migliaia di italiani che vivevano nell'entroterra istriano e che vennero poi uccise in modo atroce. A loro oggi va il nostro pensiero. Siamo qui anche per esprimere il nostro senso di riconoscimento alle istituzioni che ancora oggi sono impegnate a preservare la memoria istriana Giuliano Dalmata e ad aiutare una conoscenza più strutturata e matura di quegli eventi, forse un po' troppo dimenticati. Sono pertanto felice di salutare e ringraziare l'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia e in particolar modo la professoressa Donatella Schurz, il presidente del Comitato Provinciale di Roma. Saluto. Saluto e ringrazio anche il dottor Amleto Ballarini, presidente della Società di Studi Fiumani, che da decenni conserva con cura e tenacia preziosi documenti e cimeli. Il nostro particolare affetto va agli esuli che vivono a Roma e alle loro famiglie. Vi ringrazio. Vi ringrazio per la vostra presenza qui oggi, per le vostre testimonianze e i ricordi che ci donate in ogni occasione. In questa sala oggi ascolteremo le parole, i ricordi, i sentimenti della signora Fiorella Vatta, esule da Pola. Grazie al suo coraggio, alla sua testimonianza vera, concreta ed importante, conosceremo la realtà di quegli anni. Le sue parole, i suoi ricordi, i suoi sentimenti, insieme all'intera tragedia delle foibe, a quello che hanno subito gli esuli e i cittadini rimasti in Istria, Fiume e Dalmazia, sono il nostro patrimonio, un patrimonio che dobbiamo ricordare. Sono patrimonio di tutti. Per questo, accanto al lavoro generoso che svolgono l'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia e la Società degli Studi Fiumani, è sempre più importante l'impegno di tutti i docenti che offrono proposte culturali e didattiche di altissimo livello sui temi relativi e riguardanti il confine orientale, perché i nostri giovani devono sapere. Ci aiuterà nella comprensione di tutto questo anche la prolusione storica del professor De Vergottini, che ringraziamo. Tutto questo perché conoscere la storia dei morti delle foibe, delle vittime delle pulizie etniche e delle follie ideologiche che hanno attraversato l'Europa e il Novecento ci aiuta a far sì che tante esistenze non vengano più distrutte dall'odio etnico, ideologico e nazionale.
e ora lo ribadisco più che mai. A noi tutti è affidato il compito, un compito importante, quello di rinnovare la memoria, proprio come ci ricorda la legge 92 del 2004 che ha istituito il giorno del ricordo. Rendere viva la memoria significa compiere un'azione bellissima, significa tradurre il ricordo di quello che è stato in speranza, speranza per il futuro che tutto questo non accada più. Tutto questo ci deve aiutare a far comprendere che ogni forma di totalitarismo distrugge la libertà e la dignità umana e non lo dobbiamo più permettere. Ognuno di noi deve diventare l'infaticabile promotore e custode del nostro patrimonio storico e umano e della memoria che riguarda tutti, per creare ogni giorno un futuro che parla di democrazia, di tolleranza e di solidarietà, di pace e di libertà. Grazie ancora a tutti voi per questa bellissima occasione, grazie anche per la collaborazione sempre viva e proficua che esiste tra Roma Capitale e la comunità Giuliano Dalmata di Roma. Grazie.